questo punto andiamo a prendere il nostro lubrificante specifico alimentare e andiamo a lubrificare quelle parti che saranno mobili, quindi gli O-ring che ci permettono anche di inserire il pistone in maniera corretta. Togliere il grasso in eccesso, preoccuparsi di posizionare il pistone in maniera che l'asola frontale sia visibile. Anche lo sfiato va ingrassato prima di andarlo a posizionare nel suo alloggio. Una cosa molto importante, sul pistone c'è un simbolo di riferimento che deve stare dalla parte della guarnizione frontale. Andiamo a mettere un po' di grasso all'interno dell'alloggio della guarnizione frontale. Questo ci permetterà di posizionarla senza correre il rischio che si possa togliere. A questo punto il gruppo è montato, possiamo montare la leva, la forcella nel suo alloggio. Andiamo a fissare con il perno. Ed è pronto.